Seguitato, dice, da un nickname che si chiama Mussolini. Abbiamo qui una delle protagoniste di questa stagione della Zanzara, nonché protagonista del mondo delle sex worker o delle OnlyFans, eccetera. La signora Michelle Comi. Il mio abbraccio, un grandissimo applauso. Benissimo, eccoci qua. Applausi, Michelle. Buonasera. Eccoci qui. Buonasera. Sempre. La signora Michelle Comi mi ha gravemente diffamato e deve ringraziare. Ciao, piccolo Dave. Allora, stiamo partendo malissimo. Piccolo niente. Sì, lei piccolo, mi ha diffamato e quindi felice. E sono, guardi, solo la mia magnanimità. Ma in che cosa? Sappi, piccolo Dave, che io mi sono portata un'arma. Piccolo, che cosa? Questo fischietto fatto su misura, proprio glitterato in tinta, ovviamente. Però, abbinato. Signorina, mi perdoni, un io non l'ho querelato. Aspetta. Per rispetto della sua ignoranza. Ma lei è orgogliosa ogni della volta, sua ignoranza? Ogni volta che mi parlerai sopra, lei mi ha diffamato. Lei mi ha diffamato evocandomi peraltro in contesti non propri. No, lei ha spiegato. Mi ha dato della volgare. Sì, vero o no? Me lo ricordo. Sì, più volte. Io che ho più classe del suo dito mignolo proprio. Cioè, il suo dito mignolo non arriva alla classe. Una caprona ignorante. Ma no, caprona no, ignorante. Lui allora, si partiamo vanta. Malissimo, piccolo Dave, partiamo malissimo, te lo dico. Allora, piccolo Dave, tanto si capisce perché piccolo. Sono già nervosa. Allora, ricostruiamo quello che è successo a signora Comi nel periodo in cui non è stata collegata con questa trasmissione. È stata ospite di più podcast, eccetera, poi vi presenterò anche il signore che la accompagna, che mi fa sinceramente anche un po' paura. Si chiama Marino ed è un signore che praticamente è una specie di bodyguard. Buonasera, signor Marino. Eccoci qui, buonasera. Lei è ricoperto di tatuaggi, soprattutto in faccia. Pure. Che in faccia una specie di rete. Che cos'è? Sembrano le sbarre di una prigione. Che cos'è? Esatto. È una rete, sì. Però è una rete interiore, quindi non è una rete di prigione. Di prigioni, però una rete interiore. Cosa fa? Ho tutto del. Che cosa? Filo spinato sopra. Del filo spinato sopra. Dalla sua faccia non esiste più ormai, è solamente un tatuaggio. Solo ma lei è contento di non avere più la faccia praticamente? Assolutamente sì. Cioè, ne vado fiero. Ne va fiero, c'è la sua faccia esteticamente come uno l'ha conosciuta fino a quando non aveva questi tatuaggi, ormai è un'altra cosa. Non esiste più. Lei basta. Ha figli, no? Non ha figli. Ho una bambina. Ma una bambina che dice quando l'avete pieno di tatuaggi così? Ancora è piccola, poi quando crescerà penserò che sia la normalità. Si è abituata soprattutto. Tanto ormai li ha fatti, quindi. Il suo corpo, fino a dove c'è è coperto? Di male. Mi manca solo una gamba e la schiena, basta. Solo la gamba e la schiena. Quando è che arriviamo a fare il 100%? Va. Presto. Molto presto. Ritorniamo musica intanto, ritorniamo alla Michelle Comi Story delle ultime settimane. Partiamo con la storia della parmigiana. Vai regia. Profondo sud per me sono terre inesplorate. Non sei mai stata? No, ancora non ho il passaporto. Io non è che sono razzista, no, assolutamente. Solo che, non lo so, è un po' strano il sud. Cioè, ad esempio, io ho saputo, non lo so, però ho saputo che vanno in spiaggia e pranzano in spiaggia tipo con la parmigiana, quelle cose lì. Tipo che si mettono a bivaccare in spiaggia con parmigiana, pepata di cozze, cioè so, magari un po' esagerato, non so, però io ho sentito questa cosa. E cosa ne pensi? È assurdo. Vabbè, dopo questi audio, cara Michelle, e cos'è? La banalità del male, è di un'ignoranza, babbo incredibile, uomo comune. Piccolo Dave, posso sapere di dove sei? Di Padova. Io sono di Padova, ma i terroni del nord. Ma come perché ti permetti, del nord? Terroni del nord, perché a Padova sono i terroni del nord? Eh sì, dunque saranno contenti anche i padovani. Ci siamo resi. I terroni sono giustificati. Ecco, perché usi ancora questa parola terroni? Ma non è in senso dispregiativo, io ci tengo a precisare. No, assolutamente, ci tengo a precisare che io non ho niente contro i terroni. Però sono assolutamente niente. Terroni è un termine dispregiativo. Sa cosa vuol dire dispregiativo in italiano? No, allora devo dire la verità. Aspetta, fermi tutti, ha ragione su questo, perché anche Vittorio Feltri, prima della signora Comi, usa il termine terroni semplicemente in senso geografico, descrittivo. Per quando, dove inizia la Terronia? Da Rozzano in giù. Da Rozzano in giù è Terronia. Io poi ci sono anche stata a Bologna, Firenze, Roma. Sì. Oltre Roma non sono andata, devo dire la verità. Oltre Roma non sei quindi, andata proprio. No, per me sono ancora terre inesplorate. Cioè Napoli, per esempio, che impressione. Non è mai stata una bellissima Campania. Però non è mai stata in Puglia, nella splendida Puglia. Allora, piccolo Dave, dobbiamo iniziare a usare il fischietto, vedo. Qual è il capoluogo della Puglia? Fallo. Cioè, qual è il capoluogo della Puglia, dice Dave? Inizia l'interrogazione. Sì, stavo dicendo. Qual è il capoluogo della Puglia? Così al volo.
della Puglia, da questo bisogna ma sapere. Ma non lo Puglia. So, ma chi se ne frega? Ma io non ci sono mai della stata Puglia. In Puglia. Il capoluogo della Puglia. Non lo so. Della Puglia. Bari. Ma non so, ma non sapevo neanche della che Bari fosse. Campania? Aspetta, della Campania? Capoluogo della Campania? Quello è facile. Napoli, porca puttana, Napoli. Vabbè, ma io non ci sono stata. Allora, però. Sì. Ma non è che se non, lei non c'è stata, non sa di... chi è il capoluogo. Madonna. Vabbè, piccolo Dei, per favore. Ragione, ho visto i film di Checco Zalone e Gomorra, però con sottotitoli perché non parlo la lingua, non sono così international. E poi ho visto Benvenuti al Sud, ad esempio. Io trovo un'usanza molto strana, quella di lanciare la pattumiera dalla finestra. Io questo non era un film. Vabbè, cazzo, ma dice film tratti da storie vere. Cioè, tu dici al sud capoluogo della Sicilia, qual è il capoluogo? Questo dovresti sapere. Non lo so, non mi interessa. Non mi interessa. Sicilia, la storica capoluogo. Della Sicilia, la città più importante della Sicilia. Non ho idea. Palermo. Ma ne dica una. Non mi interessa niente. Ma perché devo dirne una? A me interessa semplicemente il nord, perché ancora non l'ho visitato. Va bene, il sud. Questa è facile. Poi, della Calabria, questo è facile. In Africa siamo facilissimo. Saranno contenti calabresi. Più difficile di quello. Allora, se l'Africa, capoluogo della Calabria, però questo dai, si chiama Reggio Calabria, non lo so, ma però se gliele dici tu, se lei dice che la Calabria è l'Africa, anche la Sicilia è l'Africa. Cioè, Sicilia Africa. Cioè, se per esempio Lampedusa fosse venduta agli africani, tu non almeno Abruzzo. Te non te ne, stai zitto un attimo. Vabbè, dai. Ma non lo so, cioè per te non è Italia quella là, cioè, allora Garibaldi, questa è una citazione storica, piccolo Dave, assurdo. Segnatela, perché ho nominato Garibaldi. Non ha unito l'Italia, ha diviso l'Africa, si dice a Milano. Sì. Tu credi a questa cosa? Non qua. Si dice questo, un po' sì. Ma come no? Ma non è dispregiativo. Milano non ho mai detto una roba simile. Ma io non ho niente. Come? No, dice che. Le persone che frequento io a Milano non ho mai detto una bestialità simile. Chissà che persone frequenti a Milano. Però scusami, io voglio dire Napoli, per esempio. No? Napoli è una città dove impazzano i TikToker, dove impazzano. Sì. È la capitale ormai di questo tipo di social. Sì. E appunto, c'è gente che si incazza quando tu dici delle cose. Ma io non ho niente contro il sud, cioè io. Ma tu andresti mai a Napoli a vivere, per esempio? A vivere adesso addirittura no, però visiterei Napoli, anzi ho in programma di andarci per esplorare queste terre inesplorate. Ma è un posto civile secondo te? Terre inesplorate. Io questo non lo so, non mi sembra troppo civile, dico la verità. Milioni di turisti ci vanno. Però ho mangiato la pastiera ed è buonissima. Se vicino a Napoli c'è un sito archeologico di primissimo livello, conosciuto credo in tutto il mondo, che si chiama proprio vicinissimo in tutto il mondo, ma non da tutto il mondo. Simile, gli scavi una parola sono simile gli scavi. A delle cose che lei spesso fa nei suoi video. Sì, Lepo. Voleva essere no. Un insulto, una battuta. È diventato simpatico, piccolo Dei. Ma ho detto nei suoi video, che io non ho mai visto, mi dicono nei suoi video. Sì, io certo. Però la faccio per aiutare. E allora, piccolo Dei, come fai a sapere che cosa faccio nei miei video? Una città vicino a Napoli. Dove? Una città vicino a Napoli, che è uno dei siti archeologici dei più importanti del mondo. Ma come faccio perché a sapere? No, città. È molto facile, bisogna aggiungere la parola Pompe, una I finale, Pompei. E fa Pompei. Va bene. Fermi tutti, fra poco torniamo con una grande sorpresa, perché la storia della parmigiana non è finita. Poi c'è da parlare soprattutto di dove fa le vacanze la signora Comi, le polemiche nate intorno a questa cosa, perché lei dice che si fa pagare tutte le vacanze, non so da chi, che è giusto farsi pagare le vacanze, che lei non ha mai lavorato ed è orgogliosa di non aver mai lavorato. Orgogliosissima. Benissimo. Che c'è di male? Dico, io la difendo su questa cosa. Lei dice di non aver mai lavorato. Punto. Ma come l'escort? Ma come ti permetti? Ma allora, piccolo Dave, non funziona così, nel senso che io non è che mi pagano per fare l'escort, mi pagano sì perché sono innamorati di me, semplicemente per la presenza. Per avermi al loro fianco. Io non è che ho bisogno di sforzarmi così sessuali, tanto. No, io non ho bisogno di sforzarmi così tanto. Io non faccio questi tipo di servizi. Lei da body guarda, conferma tutto questa cosa qua. Assolutamente sì. Confermo. Fermi là. Cos'è l'energia? Allora, intanto abbiamo fatto portare qui in studio, caro Parenzo, le melanzane. Però diciamo alla signorina Michelle Comi che capoluogo di regione della Calabria è Catanzaro. Sì, Catanzaro, scusa, capoluogo non è Reggio Calabria. Di regione. Ho sbagliato io, Catanzaro. Reggio Calabria è una delle città Catanzaro. Più importanti, assieme a Crotone, Cosenza. Mio errore. Wow, mio errore. Molto interessante. Mio errore.
in ogni caso, altra carrellata. Qualcuno comunque è collegato col tuo wifi sicuro, alla tua linea, perché si stacca continuamente. Carrellata sulla dottoressa Comi delle ultime polemiche. Ti dico di sì, carrellata delle polemiche che riguardano la signora Comi, cioè le frasi ormai diventate cult. Se non ci fosse gente come me, le famiglie andrebbero in rovina. Vai. Di famiglie andrebbero in rovina perché nessuno soffrirebbe dei loro servizi, noi che paghiamo per stare comodi. Sta di fatto che io non ce l'ho con i terroni, sono pure uscita con qualche ragazzo terrone, hanno un tocco esotico che non mi dispiace per niente. Semplicemente abbiamo culture diverse, per me sono diversi da me anche quelli che stanno a Rozzano, che è comunque nord, tra virgolette. Per me è già estrema terronia quella. Però non disprezzo, io vado ad Arese a fare compere, con un occhio di riguardo perché sono all'estero. Però io vado a fare shopping. Poi c'è la questione del lavoro, vai, vai. Qual è la stronza che ha lottato per il diritto di andare a lavorare, ad esempio? Ma non ho capito! Ma sei stronza allora? C'avevi vita così facile. Avete rovinato tutto. Cioè, queste che hanno combattuto per la libertà di andare a lavorare, la libertà di voto, eccetera. Bene, io combatto per il contrario. Perché? Perché non mi va di farlo, ok? Non mi va di andare a lavorare. Non mi va di andare a votare. Non mi va. Non mi va nulla. E poi polemiche, giornali che parlano di lei, che invece delle guerre, di tutti i casini, giornali che parlano delle frasi di Michelle Comi, prime pagine, beh, ha detto che non è giusto andare a lavorare o comunque che lei non gli va di andare a lavorare, adesso mi faccio comprare due borsette, vai. Ma che mondo è mondo? Un uomo facoltoso con i soldi vuole una bella donna vuole un uomo facoltoso con i soldi. Volevo io per dirlo a tutti quanti? Prima non lo sapevate? Devo dirlo io pubblicamente, si scopre il vaso di Pandora? Donne di avvocati, medici, politici, tutte belle donne. Però mi dice come si fa a pagare una vacanza? Oh, mamma mia, scandalo! Se sapete che faccio? Esco con l'imprenditore che mi ha invitato qua a Varsavia. Mi faccio comprare due borsette di Prada. Allora, tu sei andata in Polonia negli ultimi giorni. E... è una escort, c'è una di mano. No, allora, piccolo Dave, ma io allora, è incredibile quanto sei ipocrita. Chi ti ha pagato il viaggio in Polonia? Ma chiaramente l'imprenditore. Allora, piccolo Dave, tu sei un ipocrita. Perché io non ci credo che... Come l'hai conquistata la tua moglie, la tua fidanzata, la tua compagna? Non lo so. Come con le battute, con l'intelligenza, col corteggiamento, con i fiori, con... Sicuramente. È rimasta ammaliata dal fatto che sai la Costituzione italiana a memoria, immagino. Ho detto anche con le battute, certo. Con lo spirito. Quale con la conquista, una cosa spirito? Che lei non conosce. Allora, le cose sono due, piccolo Dave. Conquistano solo con l'American Express, quella che peraltro allora, le cose sono due, piccolo Dave. Quella o sei ricco o sei Rocco. Se sei Rocco non penso proprio, anche perché sarebbe sprecatissima questa cosa. Io mi immagino te e la tua compagna la notte, luci spente, tu che le sussurri: ah sì, ridimmi chi è il presidente della Repubblica, la Meloni. Ridimmelo, non c'è bisogno, lo sa già. Ridimmo, no, ti stai della Repubblica eccitando? No, che cazzo dici, è uguale, con le mattarelle, ma chi se ne frega, è un esempio. Scusami, chi ti ha pagato la vacanza in Polonia, per esempio? Vacanza, insomma, l'imprenditore che mi ha invitato, ovviamente. E le prossime vacanze che farai? Certo, me ne pagheranno, cioè, tutte imprenditori. Da quant'è che tu hai tirato fuori dei soldi per pagare questo? Una vacanza? Io mai, ma mai. Che vergogna. Cioè, cosa che vergogna? Ma che vergogna, prostitute, io non mi di lusso. Aspetta, fammi sentire questo. Io sono una donna, non posso mica farmi, cioè, pagarmi le vacanze da sola. Cosa sono, un boiler? Beh, un boiler, c'è, cioè, un cesso. È un cesso. Cioè, i cessi si fanno pagare, si pagano le vacanze, cessi da soli. Non penso che trovino qualcuno di facoltoso che gli paghino le vacanze. Guardi, perché è pieno di donne molto però fighe, posso dire una cosa, lavorano, questa cosa qua che ha detto adesso è una cosa politicamente scorretta che io dovrei mettere nel mio spettacolo. Adesso le faccio fare un pezzo. No, non è bene un'idiozia. Dove la trovi uno che è un cesso? Innanzitutto ci sono le donne che sono dei cessi, che lavorano e che hanno grande successo. Esatto, ci sono quelle. Come? No, ci sono delle gente, lui ci dice, sono, cioè, della gente che lavora. Stiamo parlando di un'altra cosa. Vabbè, ma fighissime. Quelle sono. Lui, lei sta dicendo un'altra cosa. Dove lo trovi un cesso, lei dice, boiler, che si fa pagare la vacanza da qualcuno? Non lo puoi trovare perché chiaramente no. Preferiscono pagare perché la vacanza. Perché quelli con i soldi non le vogliono le cesse da portare in vacanza, mi pare ovvio. Beh, sì, dai, cioè, ragazzi, ma è, avete mai visto un calciatore che porta, si sposa un cesso, si porta un cesso in vacanza? Io non lei faccio la prostituta di lusso, io non ho bisogno di dare.
darla, lo capisci, piccolo Dave? Non ho bisogno di darla. Ma perché la portano in vacanza? Perché è intelligente? No, non l'ha credo. Detto perché? Ma per la mia compagnia, per, semplicemente per stare con una bella donna. Ma una sì, bella, ma certo. Per guardarmi, lusso, per farsi dai, vedere. Basta, per... Ma non è escort, io non ho nulla contro le escort. Accompagnatrice si chiama, accompagnatrice. Accompagna anche queste sono persone molto sole, evidentemente, che non hanno altre persone da portarsi dietro, non mi quindi sembra, pagano non una mi svalvolata sembra. Per andare in giro per non è mai successo con uno di questi imprenditori che le hanno offerto le vacanze, non è mai successo magari che ovviamente volessero delle prestazioni sessuali, oppure c'è un patto prima? No, è chiaro, nel senso, è chiaro che se vuoi la mia presenza non ti devi permettere di nemmeno di sfiorarti, no, se a me piace quella persona glielo dico, cioè glielo faccio capire io, sì. Altrimenti assolutamente no, rimane una cosa di così. Cioè rimane una cosa. Punto e stop, mi paghi la vacanza, mi porti a fare shopping, mi porti fuori a cena nei posti. Qual è il regalo più grosso che hai ricevuto? Allora, più grosso, allora, una volta un avvocato voleva regalarmi un appartamento, però non me lo sono fatta regalare perché beh, in realtà... è sbagliato, perché scusa, è colpo grosso, potevi farlo. Lo, no, lo so, però lui voleva sposarmi, tutte queste cose, vabbè, io assolutamente no. No. Cioè, ma io ne trovo altri che senza mi regalano impegno, un regalo senza impegni nessuno, borsette di Prada, cioè, a livello di valore, orologi, diciamo. Non, oddio, valore non lo so perché comprano loro, sì. Cioè sarebbe un po' da capo. Cioè, tu hai addosso qualcosa di tuo comprato da te, cioè, sostanzialmente quando usi i tuoi soldi tu? No, non li uso. Non li usi. No. Cioè non sai nemmeno non, cioè, i soldi, no, io no, i no, contanti queste cose in mano me non, le hanno comprate, sì. Cioè i soldi in mano non ce li hai, i contanti in mano 5 sì, euro sì di... ce li ho ho contanti, ho le carte eccetera, però non li uso. Non li usi quasi no, mai no. Diciamo quasi mai una cena no. Tu da sola non te la sei mai pagata anni, no, che vergogna, no, ma come che vergogna, che vuol dire uno no, ma ci sono donne che lavorano e che guadagnano e si pagano, ecco, ma non ce l'hanno qualcuno che gli paga una cena, madonna, capirai, che sarà mai. Allora ritorniamo a quel punto, sono dei cessi, sì, no, non è che tutti quelli che tutti quelli che è non... pieno di ragazze bellissime che lavorano, a differenza sua, sono intelligenti, lavorano e guadagnano e si pagano le cene per sì, vabbè, allora non gli piace il cazzo, capito. Però posso dire una cosa che io la trovo geniale in queste cose qua, perché un po' gioca, un po' secondo me ci crede sul serio, anzi devo dire che ci crede sul serio, mi sono convinto che ci crede un po'. Uno pensa che giochi quando dici non ti va di lavorare, no, che no, poi secondo me cioè, tu non vorrai mai lavorare tutta la tua vita. No, io non lavorerò mai, ma non ho bisogno di lavorare perché con i soldi che magari hai messo da parte in questi anni io ho una pensione di lusso, ma proprio una assicurata, ma certo, con tutti i soldi che ma non ho capito, piccolo Dave, cioè, tra poco quando tu diventerai una scanchenica inguardabile, ma io ma come pure tu esiste la chirurgia pure ma esiste la chirurgia, quando invecchierò mi rifarò e capito, rimarrò ma giovane. Ma che vuoi diventare Madame Tussauds, il museo delle cere dove ti cade un pezzo di lava? Avrò tanti soldi e rimarrò giovane per sempre. Allora questo Michele Monopoli è uno che si è scagliato contro di te, semplicemente ti troveremo a vivere lungo Tevere, secondo me, lungo il Tevere di Roma. Ma sì, mi piacerebbe. Michele da Monopoli, che vuoi? Michele dimmi ci siamo? Sì, dimmi Michele, dimmi. No, non sono da Monopoli, sono Michele Monopoli. Ah, Michele Monopoli, sì, da Bitonto. Dimmi. Che è successo? Niente, perché per quanto riguarda Bitonto, che si trova in Caracol, dove si trova Bitonto? Ma vabbè, lo chiedi, piccolo Devi, chiedilo a Michele Monopoli. Bitonto si trova perché in Puglia. Perché ti sei scagliato contro la signora Comi? Che ti ha fatto? Ma per il semplice motivo della parmigiana. Ah, cioè? Perché lei ce l'aveva contro, perché lei continua a dire sì. Io non ce l'ho con il sud, con i terroni, perché a me essere chiamato terrone per me è un onore, perché vengo dalla terra. Giusto, quindi non c'è nulla di offensivo, ma confermi? Il problema è che tu cioè offendi senza conoscere niente, cioè tu non sei mai stato. Guarda che io l'ho visto sud, i film di Checco Zalone, Ma è da un film, cosa capisci del sud? Tu non sei venuto né al sud, non sai né dove si trova, né cosa c'è. Ma dov'è l'offesa? Dov'è l'offesa? Scusa, non mi sto spiega. Capendo. Dov'è l'offesa? Perché ti sei sentito offeso? Per il fatto che noi, vabbè, a parte che nel podcast che fece ci definì, vabbè, le battute di merda che fecero sul ma fatto quali battute? Che ci voleva il passaporto per venire. Però un attimo, guardate un attimo. Che hai fatto? Vabbè. Farvi vedere che vengo in pace, ho fatto il passaporto. Hai fatto il passaporto Yves Saint Laurent. Vabbè.
No, è Louis Vuitton. Poi del fatto l'altro amico suo là, quello che stava insieme là, che non mi ricordo il nome, che dice vabbè al sud non sono arrivati nemmeno gli ombrelloni. Però scusami, io voglio chiudere questa presenza della signora Comi facendo una roba. Io qui c'ho delle melanzane alla parmigiana, lei le ha mangiate, sono buone, non ha toccato nessuno. Le ho mangiate perché mia mamma ogni tanto le fa, non è della Terronia. Mangi un attimo, imbocco la signora Comi, mangi benissimo le melanzane alla parmigiana. Sì, però non mi faccia arrapare con questa roba così. Lei è particolarmente arrapante, la signora Comi, quando fa queste cose qua. Allora, come sono? Troppo calde? Sono caldissime? No? Come sono? Pesanti, abbastanza pesanti. Non ingrassa, okay. Non si preoccupa. Sono buone, no, sono buone, però confermiamo il fatto che non si possono mangiare in spiaggia. Voi quando lo fate il bagno, la settimana dopo lo fate il bagno? Ha ragione su questo, dai. Portare le melanzane alla parmigiana in spiaggia, un altro pezzetto, dai. Ma no, io voglio sapere il motivo perché non si possono mangiare in spiaggia. Ma è una cosa da cafoni, c'ha ragione lei, portare le melanzane alla parmigiana in spiaggia. Ma voi vi accampate per terra con l'impipata di cozze. Ma che si va a fare in spiaggia? Ma io mi porto la parmigiana in spiaggia. Si va su un letto, anzi, possibilmente baldacchino. Il baldacchino? Sì, ma non è può portare un letto e se ho allora, fame mi portano una tartar di salmone col ghiaccio direttamente dal ristorante. Non mi metto per terra con le angurie che devi fare il salto agli ostacoli per andare a fare il bagno nel mare. Ascoltami, io nel video che ho fatto alla fine ti ho anche invitato a venire al sud, così almeno ti fai anche un po' di cultura. Tu l'hai invitata perché te la vuoi trombare, questo è il punto fondamentale. C'è da trombeo, io sono sposato, c'ho i bambini, c'è da trombeo, io trombo tutti i giorni, non c'è bisogno che mi trombo un'altra. Vabbè, però allora non me la... scusami, cioè, mi vuoi pagare la vacanza? Pagagli la vacanza. Pagare la vacanza? Ma sì. Adesso fate che, come dico io, devi andare a zappare. Vabbè, ciao, grazie Michelle. Si vado a zappare. Ciao Michelle, grazie. Italiani! Italiani!